rinnegati. Esatto. Vex in arrivo. E ancora, ancora i Vex. Ancora quella mappa, ancora con i nemici. Ora, non credo possa essere un vantaggio riaffrontare gli stessi nemici per i The Falling Lights, visto che sicuramente anche l'OKT è abituato ad affrontare questi giocatori. Ricordiamoci che abbiamo davanti due team e abbiamo visto tre team di veterani, quindi il gioco lo conoscono sicuramente perfettamente. I primi nemici arriveranno alla base per quanto riguarda i The Falling Lights. I The Falling Lights decidono di optare per quattro fucili a pompa e vedo bene quattro lanciarazzi nuovamente? No, credo una spada. Una spada e quattro lanciarazzi? Sì, una spada e quattro lanciarazzi. Tre lanciarazzi e una spada. E un ciclope porta già a casa un'uccisione. Direi che... Te l'ho detto, i protagonisti di oggi sono i ciclopi effettivamente, che stanno facendo una devastazione di tutti i team. Però li vedo ben compatti, tutti di bella donna. No, due bella donna e due mezzanotte senza nome. Esatto, sì, hanno deciso di optare per una lunga di due lunga distanza e due media lunga distanza, quindi così possono soprattutto, io penso che lo facciano per affrontare eventuali invasioni. Mentre guardando l'OKT, ma anche qui vediamo quattro fucili a pompa e però vediamo già più spade. Direi che hanno capito. Hanno cambiato, vedendo probabilmente le partite precedenti, si sono resi conto che la spada effettivamente è estremamente utile. Anche se c'è da dire che in questa mappa specifica ci sono davvero molte pareti. Il lanciarazzi ha il suo perché, soprattutto considerando che quello in dotazione ha l'area d'impatto massima. Quindi certo, assolutamente. Sfruttare un bel colpo sul muro per portare a casa un'uccisione non è affatto difficile. Anche qua abbiamo una sorta di... In realtà siamo abbastanza in pareggio. Probabilmente arriva la prima invasione. La prima invasione da parte dei Falling Light dovrebbe essere. Sì, da parte dei Falling Light, corretto. Che non è ancora riuscito a trovare un nemico. Sono tutti ben difesi, si trovano tutti sì, sono benissimo, sono arretrati. Sta puntando, io credo che forse arriva la ragazzi, no, Falling Light stava puntando a chi aveva 12 particelle, ma dietro di lui c'era un avversario con ben 13 particelle che è riuscito ad annullare totalmente l'invasione. Sa che è stato un bait coi fiocchi. Esatto, esattamente. È stato proprio. Era un'esca perfetta mettere all'inizio della mappa un giocatore con tante particelle per permettere poi agli altri di prendere alle spalle l'invasore. E vediamo che seppur in vantaggio di particelle, già con la seconda invasione disponibile, Falling Light. L'OKT potrebbe sfruttare ancora la sua prima invasione. Certo. Una fase un po' di stallo, oserei dire. Nonostante il vantaggio di particelle, c'è sì. Una sorta di stallo. Esatto, dobbiamo dire che il vantaggio di particelle non è sempre qualcosa di... Non è sinonimo di Non è sinonimo vittoria. Di vittoria, esatto, bravissimo. Io ho visto partite dove una squadra aveva 3-4 volte le particelle dell'altro team e poi il round è finito per capovolgersi. E l'invasione dei The Falling Light è andata anche a vuoto, c'è da dire. Sì, però attenzione, c'è stata una morte da parte degli OKT team per mezzo dei nemici e i The Falling Light raggiungono già l'evocazione del primordiale. Questo è un buon vantaggio. Sì, per mentre il OKT team deve ancora utilizzare la prima invasione, deve ancora sbloccare la seconda, cosa che potrebbe fare grazie alle particelle. Hanno deciso di giocare in maniera strana, Hanno deciso di giocare sì, in maniera strana. Passiva. Ci sono tantissimi blocker. E invade nuovamente il team dei The Falling Light. Guardiamo a terra. No, attenzione, ha invaso gli OKT team. Ha invaso gli OKT team, però non avevano senza invasione. Successo, è stato eliminato subito praticamente. Però i The Falling Light non stanno facendo, in questo momento non stanno facendo tanto danno al primordiale, causa tutti questi bloccanti evocati dall'OKT team, che stanno obbligando i The Falling Light a non concentrarsi sul primordiale, ma a concentrarsi su tutti gli altri nemici. Forse adesso riescono a fare la prima concentrazione. Arriva un missile lanciato a vuoto e viene attivata la super da parte dell'invasore degli OKT team, che riesce a portarsi a casa una kill e quindi a curare completamente il primordiale e si porta a casa la seconda. Morendo però, come ma... puoi vedere la vita del primordiale praticamente è quella, e gli OKT team hanno quasi 75 particelle depositate, le hanno raccolte ed eccolo qua, l'evocazione. Però i The Falling Light chiudono immediatamente il primordiale. L'hanno vaporizzato. Non c'è stata storia.
si sono tenuti le super e hanno veramente ucciso in pochi secondi il primordiale. Un 1-0 notevole, sì, 1-0 notevole è stata... Un push unico verso l'evocazione e successivamente verso l'eliminazione. Esatto. La strategia è stata la seguente: uccidere prima tutti i nemici, Maliard incluse, perché quelle non sembra, ma possono essere davvero una minaccia. Successivamente uccidere il primordiale, soltanto lui lì, super, una dopo l'altra. E chiusura del round. Oltretutto dobbiamo ricordare una cosa, ci siamo dimenticati di dare un particolare su Azzardo, che è il contatore assassino primordiale, che voi state vedendo quando viene evocato il primordiale con assassino primordiale 1x, 2x, 3x. Questo contatore permette alla squadra che lo sta accumulando di fare più danni sul primordiale. Di conseguenza molte volte uccidere tutti i nemici intorno al primordiale è la scelta giusta, perché permettiamo a questo contatore di salire e quindi, come è successo prima, come hanno fatto i The Phoning Lights, chiudere il primordiale con tutte le super in pochi secondi. Esattamente, intanto vediamo un inizio agguerrito da parte dello K-Team, che utilizza subito lo spezzasole per pulire e uccidere velocemente nemici e ciclopi, che questo giro non hanno ucciso nessuno, è importante sottolinearlo, ed evocano addirittura un orco che però sparisce subito perché c'erano due giocatori dei The Fallen Lights vicino alla banca. Viene evocato anche un bloccante piccolo che muore, anche questo, immediatamente. Il team dei The Fallen Lights potrebbe addirittura invadere. Esatto, potrebbe già invadere. In realtà c'è quasi un pareggio, infatti c'è una prima invasione con la perdita di due particelle da parte degli OK Team, che non hanno particelle in questo momento, quindi uccisione in realtà molto è una giusto per guadagnare a vuoto, tempo. Esatto. E utilizzano però la spada per eliminare velocemente l'invasore. Due uccisioni portate a casa, zero particelle fatte perdere. E a questo punto direi che lo OK Team potrebbe invadere, cosa che giustamente non fa perché non ne hanno ancora collezionate di particelle. Esatto, attenzione però, perché i The Phoning Lights potrebbero mangiare la foglia e quindi depositare poche particelle alla volta, depositarle in maniera molto sicura e di conseguenza non garantire mai allo K-Team un vero vantaggio per andare a invadere. Che anche questa è una strategia molto gettonata. Poco rischio, alto guadagno. Esattamente. E intanto vediamo l'utilizzo di una super, il fulminatore, per pulire anche qui velocemente e collezionare le particelle necessarie. Ormai il primo team è addirittura d'arrivo, i The Fallen Light possono quasi evocare addirittura il primordiale, mancano poche particelle, no, sono a 75, possono depositarle fino a 75. C'è stata un'invasione a vuoto, oltretutto, è un vantaggio notevole quello dei The Fallen Light, che però... E il ciclope si porta a casa un'altra uccisione, sì, abbiamo particelle perse da parte dell'OK Team. Io direi che a questo punto la scelta di un fucile di precisione era quasi obbligata. Assolutamente, assolutamente. Quei ciclopi hanno fatto più danni degli invasori a questo punto. Con i Vex assolutamente. Il fucile di precisione magari può essere un'arma che viene sfruttata solo per questi frangenti, ma secondo me è effettivamente necessaria. Per uccidere nemici di questa portata è necessaria. Concordo. Anche perché, attenzione, ricordiamo che i giocatori non sono obbligati a mantenere questo equipaggiamento per tutta la durata della partita, non lo devono scegliere all'inizio, lo possono anche scegliere e cambiare durante il match. Guardate, ancora una volta, i The Phoning Lights, stessa strategia, vanno a uccidere tutti i nemici intorno in modo da caricare l'assassino primordiale, che adesso è a 2x. Poi aspettano probabilmente un'eventuale invasione, uccidono gli eventuali blocker rimasti. Intanto è arrivata l'invasione da parte dell'OK Team. Vediamo se riuscirà a guadagnare sufficiente. Attenzione che OK Team comunque bravissima, bravissimo la scelta di utilizzare la super, secondo me è stata adatta e ha permesso al resto dell'OK Team di raccogliere tutte le particelle necessarie. Non è assolutamente finita. I The Fallen Lights hanno un vantaggio di assassino primordiale per 4, che non è poco assolutamente. E ancora punto di fusione e uccisione del primordiale. È bastato il punto di fusione, bravissimi, hanno giocato veramente, veramente molto bene. Bravissimi questi ragazzi che si aggiudicano il passaggio alla finale, The Fallen.